Non... Bentornati nel mio canale O benvenuti nel mio canale Io sono Baluccia Sims E oggi siamo di nuovo qui ragazzi Con un nuovo episodio del no Della nostra famiglia Sher Gallagher ragazzi Ovviamente siamo tornati dai nostri share. Gallagher. E c'è la nostra Linette che, come ormai sapete, ha preso l'abitudine di alzarsi molto presto al mattino per, per ritagliarsi un po' di tempo per lo yoga, perché, ragazzi, l'aiuta a rilassarsi, l'aiuta a distendere i nervi e con non tanto i i bimbi più grandi, i gemelli più grandi, come mi ha fatto notare giustamente la mia amica Dreamlike Moon, quanto con le piccoline ragazzi, c'è veramente bisogno di rilassarsi perché sono pestifere al massimo. Però, dai, devo dire che da quando hanno sviluppato tutte le abilità a palla, sono sinceramente migliorate. Allora, ragazzi, in questo episodio io volevo fare una cosa molto molto importante, ovvero dedicarmi Uh, al, uh, insomma, al, al benessere non solo della nostra Lynette, ma anche a quello di Harvey. Perché sì, ragazzi, Harvey ormai lo sappiamo ha ricevuto uh, delle lamentele no? uh, da parte di, di suo padre e di sua madre, perché si è presentato uh, suo padre a parlare con lui, ma ragazzi, sappiamo che ovviamente quando parla Anthony è come se parlasse anche Mirabel. Eh, relative appunto alla decisione che ha preso di tornare a studiare, e il nostro è ancora molto, molto combattuto. Non ha avuto il coraggio di parlarne con la moglie ancora, perché eh, insomma, sono discorsi che eh, un po' lo mettono in imbarazzo. Perché, comunque, ragazzi, grazie all'inette se eh, Harvey ha potuto vivere libero la sua vita fino adesso. E mh, vede questa, questo suo tentennamento come una sorta di passo indietro Nei confronti di sua moglie Ecco Eddard è entrato nella fase schizzinosa Ma non è una gioia immensa quando capitano queste cose E Patato guarda dormi un altro pochino va Sbrigati però Arvei dai smetti vai di, corsa, vai di corsa a lezione perché Qua se arrivi in ritardo poi dicono che non te ne frega una ceppa Ecco vai Mattinata dedicata proprio alla lezione Quindi forza ha lavorato abbastanza da prendere un voto discreto. Vabbè, dai, discreto può andare. Poi vieni qui e fai un bagno con la schiuma. Uh, Dov'è? Eh, fai il bagno. Scusate, a bug. Tu sei tornato, ma potevi tranquillamente restartene lì. Proprio da professore. Sembri un professore, Harvey. Veramente bravo. E quindi dicevo sì che in questo episodio vogliamo dedicarci anche un po' al benessere di Harvey, vi stavo dicendo prima, eh, in che senso ragazzi? Nel senso che visto che domani sarà San Valentino i nostri potranno, come dire, approfittarne per mh, concedersi del tempo per loro, anche perché vi ricordo che il nostro ragazzi deve guadagnare l'oro in tre appuntamenti con il coniuge, ma vi dico io ne farò uno che vi mostrerò e poi ragazzi gli altri due li farò su... Proprio subito attaccati uno all'altro eh, guadagnerò l'oro e fine della storia. Cioè non è che vi, vi mostro tre appuntamenti, insomma, anche perché deve mh, terminare comunque lo step dell'aspirazione eh, entro sei giorni, quindi non possiamo fare episodi interi, ragazzi, dedicati agli appuntamenti di Arvelinette. Sì, la cosa carina, però. Eh, tesoro, vogliamo farlo? Sto bagno oppure hai deciso di restare qua in eterno? Mico! Eh, se l'ha montato. Se Maometto non va alla montagna, ragazzi, allora invitala ad entrare. Perché, ragazzi, c'è una cosa che Miko deve dire all'inetto oggettivamente. E lei, ok, guardami come sono ridotta. Sta dicendo puzzo da far schifo e sono malata. E lei lascia stare, puzza anch'io da far schifo. Guardami, mano questo lezzo verde. Ma vedete questa espressione, sempre come dire nervosa, Miko è nervosa, ragazzi. E lei dice ma c'è qualcosa che non va Sei passata presto Perché comunque ragazzi per una mamma eh, Le 11 meno un quarto del mattino Effettivamente è un orario Insomma è presto E lei dice dai entra in casa Io mh, faccio un vo al volo un bagno al piccolo bug Che ha deciso di tornare tra noi E poi Ti raggiungo Acconsigli i propri compiti con sicurezza Ok, di okay perfetto Bravissimo e lui dice "Oh amico, vieni qua la saluta, secondo me. Uh, complimento per l'abito, magari ecco, immaginiamo la saluti così, del tipo amico, amico, sempre in uh, come dire, sempre alla moda, vedo. Come stai?" E lui "Ma che è sta puzza? <ride> Sono io, caro. Chiedi della giornata del tipo "Qual buon vento ti porta?". "Mamma mia, Linette, però vai a lavarti!" E lei, no, sai, volevo fare due chiacchiere con Linette, sai, chiacchiere tra mamme, sta dicendo, e poi le chiederà della carriera, insomma, vabbè. Lui è qui, dice, ma, amico, tutto bene? E lei, ma, no, sai, sono soltanto un po' stressata, sai, è quel periodo del mese, lui, ah, eh? sì, eh. Vedo Linette stare spesso in queste condizioni, quindi sì, so bene di cosa parli. Poi cercherà un attimino, magari, di allora. Come va? I bambini stanno bene? Akira, tutto a posto? Sai, pensavo. Magari chiede a lei, ragazzi: pensavo di chiedere mh, questa sera ad Akira e eh, a Jay di uscire. Tu conosci più di me i loro movimenti, vivendo con loro. Uh, okay. Sai per caso, ovviamente con le stelle sta parlando dei bambini? Sai per caso se hanno qualcosa da fare a parte buttare l'immondizia? Eh, e lei, beh, neanche la butta. Chi l'ha l'immondizia? Mamma mia, tesoro, non è vero. E lei dice, Ma fammi ricordare. Mi sembra di no, non dovrebbero avere impegni. E quindi sì, tra qualche ora il nostro uscirà con i suoi amici, mamma mia, Harvey e chiederà al loro consiglio sul da farsi, cosa fare, accettare il posto in azienda che gli ha offerto suo padre, un posto ragazzi che gli garantirebbe uno stipendio molto più elevato di quello che prende adesso, nonché la direzione comunque, no? Perché lui sarebbe comunque ragazzi il eh, vice direttore comunque di questa azienda, immaginiamo, oppure ragazzi, seguire il suo cuore e continuare a studiare? E i nostri ragazzi si incontrano qui eh, davanti a un caffè perché comunque il nostro ha deciso, ha detto vabbè dai, incontriamoci dal pomeriggio, vediamo un po' eh, se poi... Perché ragazzi io mi ricordavo che oggi... Ah no, non so perché non me la sono più ritrovata, ma oggi doveva essere la notte brava, quindi avevo aspettato eh, proprio questa occasione per farli uscire insieme, però vabbè pazienza. Guarda un po' il caso, anche Dina è qui, che gioia. Ma perché fate parte di un... Ma no, ma termina immediatamente il raduno, ma io non voglio il raduno con voi. No, 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 noi facciamo un gruppo, eh, facciamo un gruppo soltanto con i ragazzi, assolutamente non voglio con tutti. Anche perché c'è anche Stefani, insomma, non mi sembra proprio il caso. Quindi facciamo con Akira... E Jay. Mamma mia c'è anche Mirabella ragazzi, una cosa terribile ce la ritroviamo ovunque e, e lui quindi si sì, è arrivato qua, ha abbracciato comunque uno dei suoi migliori amici, e dice sono contento che avete accettato di, mh, di raggiungermi qui ragazzi, pure lui è molto incavolato, ma è un periodo ci avete fatto caso che sono un po un po parecchio incavolati eh, Amici di Harvey, allora vediamo un po'. Discuti dell'umore stressato perché lui dice: Ma mi sembri stressato più di me? Va tutto bene? Insomma, volevo prendere un cappuccino, un caffè insieme per parlare, fare quattro chiacchiere. Tutto bene, magari non lo so, è il lavoro che ti stressa. Tutto bene, Harvey. Guarda, lascia perdere, è meglio non parlarne. Sta dicendo. E lui dice: Ma perché è successo qualcosa? Ma hai problemi con Mico? La stessa domanda, ragazzi, che ha fatto ehm, anche amico, tra le altre cose, no? Aiuta a recuperare una cattiva relazione con Kiko, Salma, non sappiamo chi sia. E quindi sì. Ora lui, secondo me, cercherà un attimino di. Eh... Insomma, di, di distrarlo un po'. Quindi dice chiedi, chiedi della sua giornata. Tipo, ma è successo qualcosa? Ecco, cerca di rallegrarlo. Ehm, imparerà a conoscere, diciamo, la situazione. Jay è, è già entrato. Ma dai, ma tutti qua, state, santo cielo. Io avevo bisogno di parlare, ma vedo che anche tu, eh. eh. Guardate, ragazzi, fatti sgridare per avere imbrogliato. Ma chi capper ha imbrogliato? Però è questo per lei. Per lei, ragazzi, lui ha imbrogliato? Avevi promesso che ti saresti unito all'azienda di famiglia, invece no. Mamma, ti prego, vattene, devo parlare con il mio migliore amico. È un periodo semplicemente di tensione, Harvey. Diciamo che magari una volta usciremo e te ne parlerò davanti al sano cibo spazzatura, ok? Ma è qualcosa che ti riguarda? È successo qualcosa? Dai, non fare il lama, dimmelo. Lui, beh. Come dire, diciamo che non riguarda solo me. E lui. Eh, cioè, nel senso, problemi con Miko? No, no, non riguarda la mia relazione con Mico. Quella procede a gonfiavele non, non è questo. Sta dicendo è eh, che non, non posso parlarne, dice lui adesso. E quindi sta cosa, ragazzi, lo fa insospettire, no? Perché dice scusami, per quale motivo non puoi parlarmene? Eh hai firmato un accordo con tua moglie per cui non puoi dirmi niente del vostro matrimonio? No, non c'entra niente. Senti, ho una fame, perché non uh, entriamo e mangiamo qualcosa mentre scambiamo quattro chiacchiere? Va bene, ok. Ok, perfetto. E questo ragazzi si chiama Newcrest Caffè, però io in questo momento siccome non posso collegarmi alla galleria, perché sto registrando ragazzi con uh, sono offline mentre registro questo episodio. Quindi sì, non, uh, al momento non posso e quindi abbiate pazienza. Allora, dunque, fai fai una cosa, vieni qui. Però ecco, si chiama Newcrest Caffè, quindi ragazzi, Cercatelo, ecco, il lotto è questo, ora ve lo mostro Molto carino, qui ci sono i bagni, un angolino per sedersi e chiacchierare Una, anche una bella libreria Qua, tavoli Qua la postazione, ovviamente, si può anche cucinare, che bello Se uno ha fame può anche cucinare qualcosa, penso piatti freddi, ovviamente E qui ancora la postazione all'esterno E c'è anche qua, ragazzi, per portare i bambini, farli, insomma Non farli annoiare, insomma, diciamo, no? Grazie anche a te per essere venuto qui. Vogliamo ordinare qualcosa? Ordina una bevanda da consumare sul posto. Quindi, magari prenditi un. Uh, facciamo. Un caffè espresso dai e mangia anche qualcosa. però, ordina del cibo da consumare sul posto. Magari un. Uh, un cornetto, Harvey? Che dici? Vedo che hai già preso qualcosa. Beh sì, guarda, avevo proprio bisogno di un caffè. Io... Ma allora cosa ti affligge? Lui dice, vorrei tanto volare sopra l'argomento, credetemi, ma non posso. E Lui dimmi che non hai problemi con tua moglie. Lui no, no, non ho problemi. È di nuovo incinta, lui no. Ma che c'entra questo? No, che ne so, sfornate figli. Come escono fuori i funghi dopo la pioggia, dice lui. Ok, va bene. Dice, no, no non c'entra niente, sta dicendo. È un problema molto più serio. Jay, ho bisogno del vostro parere. Ben volentieri, c'è lei che lo sta pedinando, ragazzi. Praticamente, tutti qua stanno notare, eh, vabbè. E lui dice: Certo, poi ne parliamo con molta calma. Insomma, io quando vuoi. Non dirmi che vi trasferite, però, eh. E lui, Arve, ti prego. Non sopporterai di restare qui da solo con Akira. Allora, ragazzi, costruire con le cellule B. Anatomia amatoriale F. Ma come hai fatto a prendere sti voti così bassi, ragazzi? sei è impegnato tantissimo. vabbè La sessione volge al termine: Media della sessione di Media D, va bene. Saluto dell'iscrizione sotto osservazione. Ok, vuoi iscriverti a un'altra sessione? Va bene, ci iscriviamo. Uh, vediamo un po'. Farà. Sempre tre corsi e una scelta. Quindi anatomia amatoriale, indagini sugli alberi, introduzione alla patologia forestale, il ciclo della luce solare. Vedete, sono tutti corsi, comunque che con lui, ragazzi, eh, insomma, no, hanno a che fare. E adesso ricette erbolistiche segrete. Ok. Sempre a casa, ragazzi, lui da casa. E paghiamo con i fondi di unità familiare. Ora io spero mi farà restare qua ragazzi, perché l'ultima volta con Ada eh, mi ha praticamente scombussolato tutto. Però è pur vero che con Ada io mi sono trasferita in un'altra abitazione. Spero che studiando da casa, ora non me lo riporti a casa ragazzi, ma non garantisco nulla. Ok, il nostro è sotto osservazione ragazzi, ma siamo rimasti qui. Ok, vorrei parlare però con voi Quindi ti prego, vuoi ordinare in fretta? Dagli sto cornetto Smolla il cornetto, bello Abbiamo da fare Arvey, prendi anche il cornetto, su Che la fame chiama Amico, no, non è il momento Ok, ora vorrei tanto che vi accomodaste um, Qui, da qualche parte Tipo seduti qui, tutti e tre Ma non apparecchia la tavola Siediti insieme, forza Ditemi che potete farcela, ragazzi sarà difficile, eh? sono in tre, figuriamoci. Però il nostro ci prova, dai Harvey. So che tu puoi regalarmi molte soddisfazioni se vuoi. E trascinare la folla con te, quindi dai. Chi ci seguirà? Oh, bravissimo, perfetto. Allora dunque... Uh, iniziamo comunque a parlare, ragazzi, perché altrimenti tanto sarà una rincorsa sempre. Quindi chiedili della sua giornata. Ecco, vedete già, iniziamo male perché lui dirà: Allora, uh, io ringrazio entrambi di essere qui, e inizierà subito a fare una conversazione profonda. Sta dicendo: Ma è una cosa grave? Cioè, qual è come mai ci hai convocato entrambi qui, ragazzi? Vi devo parlare. Dai, sicuramente sono moglie incinta. No, te l'ho già detto, Jay. Non c'entra questo. Oh, è una, un discorso molto serio. Quindi vi prego di darmi il vostro appoggio. Perché ho assolutamente bisogno di un consiglio, sta dicendo lui. E quindi eh, loro diranno: ma, Certo, va bene, parla. Mica ci dormo sopra. Avanti, dimmi qual è il problema. Ok, calo, lo, calo la maschera. Dice e arrivo subito al sodo. E ragazzi, racconterà praticamente quello che è successo con suo padre. Quindi dirà: Mio padre si è presentato ha, a casa, mi ha detto quando Linette non c'era, mi ha detto praticamente che era una follia eh, pensare di poter tornare a studiare alla mia età, quando comunque ho una famiglia da mantenere, dei figli di cui dovermi occupare. Eh, e quindi mi ha eh, offerto di tornare a lavorare nella sua azienda perché, secondo lui, guardate a chi la faccia. No, perché secondo lui uh, è quello che dovrebbe fare un padre di famiglia Essere più responsabile, mettere da parte i propri sogni Per, uh, come dire, essere pratico E preoccuparsi della, della famiglia La famiglia viene al primo posto, mio padre ha ragione Forse io dovrei accettare Ragazzi, sono confuso, non so che fare E lui, e Linette come l'ha presa? Non gliel'ho detto Ah, bene amico, sei nei guai E lui è come se sei nei guai, tantissimo, tantissimo Ehm Comunque ti dico la mia. Accetta il posto che ti ha offerto tuo padre. E lui, stai scherzando? Guardate lui, stai scherzando, spero. No, che non devi, devi seguire assolutamente il tuo cuore. Sei un ottimo padre, sta dicendo. Sei sempre stata una persona più che responsabile, in gamba. E ti stai ammazzando anche per fare l'università, nonostante comunque. Eh, ancora. Comunque stai lavorando perché, anche se da casa, ragazzi, no? E lui dice. Diciamocelo, ragazzi. Non ci vuole una scienza a capire che l'inette prima o poi mi sgamerà. E io non so davvero cosa fare. Chi se ne frega di te. Scusami, eh. Ora non posso neanche debuggarti, perché altrimenti me li fai alzare tutti. Stavano parlando così bene. Ah, ragazzi, che due ciuffi per non dire altro. Mm. Io ho bisogno di un vostro parere. E lui dice: Guarda, le donne sono come piccoli scarafaggi. Fidati, io lo so, lo vedo con Mico. Riescono a scoprire tutto. Anche quello che meno ti aspetti. Quindi, fidati, diglielo. Ma non era meglio andare? Che ne so, a parlarne all'aria aperta. Tipo, magari che ne so. Al campeggio, come bei vecchi tempi, vi ricordate? Abbiamo i figli adesso, Jay, non possiamo più partire per star fuori 4, 3, 4 giorni. Che ti frulla per il cervello, sta dicendo. Eh, ok, quindi praticamente ragazzi, alla fine... Uh, se andiamo a valutare la cosa, non è che gli sono stati poi così d'aiuto, perché Jay gli sta consigliando comunque di uh, accettare il posto che gli ha offerto il padre. Vi prego, smettetela, sedetevi. Sto dicendo: Non ci vuole una scienza per capire che sì. Lo sgamerà sicuramente. Lui ha ragione. Quindi a questo punto, dille tutta la verità. Ma dille che seguirai il tuo cuore. Sta dicendo: È la cosa più giusta da fare, credimi, io lo so. Giusto? Eh? Che ne pensi, Jay? E lui? Beh, per alcuni, seguire il proprio cuore è sbagliato. Akira. O sbaglio? Non è. Guardate lui. Non è il caso di Harvey. Ci sono situazioni e situazioni. E lui, ragazzi, ma è successo qualcosa? Che non so. No no, niente, figurati. Eh, era solo per dire. Lui sta dicendo: Già, mica ti raccontiamo palle, vero? Eh, certo, noi non raccontiamo mica palle. <ride> guardate la faccia. <ride> la faccia di Akira, ragazzi. Oh mio dio! E quindi alla fine se. Vediamo, ragazzi, non è che gli sia stato così tanto d'aiuto nessuno dei due, perché ehm, stanno sempre lì. Cioè, cosa deve fare sto poveraccio? L'unica cosa su cui entrambi sono d'accordo è che deve dirlo all'Inet. Tutti e due hanno detto, guarda, diglielo perché altrimenti poi è peggio. Sì. È veramente peggio. Quindi secondo voi glielo dico? Sicuri? Eh? Glielo devo dire? Anche se non ho ancora deciso cosa fare? Non è meglio aspettare che abbia preso una decisione? Mi fai venire il mal di testa, sta dicendo lui. Ma realisticamente, Pedirinetta è così pessimista. Non vorrei che sentisse tradita da me se le dicessi che, insomma, eh, sto valutando l'idea di poter tornare a lavorare nell'azienda di famiglia, capisci? Sarebbe come voltarle le spalle, ecco, no? Eh, quindi fai ancora una conversazione profonda? Insomma, sì, è una donna di mondo, però appunto è una donna di mondo, glielo devi dire, sta dicendo, ok, senti, mettiamo le cose in chiaro, sarebbe meglio parlargliene quando effettivamente, insomma, hai le idee ben chiare in testa, però, eh, visto che mi sembra di capire che questa cosa non avverrà tanto a breve, parlagliene e basta, merita di sapere la verità, e lui, ok, è vero, devo dirle la verità, devo dirle la verità, e a questo punto, ragazzi, secondo me, lui poi abbraccerà i suoi amici, e ragazzi, tornerà a casa. Salve Paolo Rocca. Eh, non credo che lo dirà all'Inet. Ragazzi, ve lo dico sinceramente, non ora almeno. Lui non. Non sa ancora cosa deve fare, quindi non è che vuole nasconderglielo per cattiveria, è che vuole comunicarle una decisione. Non dirle: Sai, mio padre è venuto qui, abbiamo parlato, ma io non so cosa fare. Teme che, questa, che questo comportamento la, la farebbe irritare ancora di più diciamo. Senti, invece di chiacchierare li devi abbracciare, li devi salutare. Guarda, è molto semplice, quindi vai qua, abbraccialo e di ragazzi, io veramente vi ringrazio. Però mi siete sembrati strani, siete sicuri che non c'è qualcosa di cui dovete parlarmi tutti? No! Ma figurati. E invece ragazzi, io un piccolo spoiler ve lo faccio. C'è come qualcosa che gli dovrebbero dire entrambi i suoi amici. Però, come dire, no? Forse non è il momento, forse non è il caso. Vedete, può sempre accadere, insomma, che ci siano dei segreti anche fra persone che oggettivamente si vogliono un gran bene. Perché magari pensano, come dire, di proteggersi in qualche modo. Madonna, guardate, questo sta combinando un casino. E quindi sì, vi lascio anche con questa. con questo piccolo spoiler. Effettivamente, ragazzi, Akira e Jay condividono un segreto che non hanno ancora detto che l'hanno rivelato comunque al nostro uh, Harvey. Un segreto che voglio dire ragazzi, se non gliel'hanno detto, è ovvio, in qualche modo lo riguarda, altrimenti perché tenerlo nascosto, giusto? Le ne avrebbero parlato se serenamente, voglio dire, no? E quindi sì, e quindi sì, cosa sarà? Di cosa si tratta ragazzi, secondo voi? Cosa stanno nascondendo? Questi due, chi lo sa? Io intanto vi dico che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Arvi aveva bisogno appunto di parlare con i suoi migliori amici che in parte gli sono stati d'aiuto, eh, dall'altra no. Forse perché, ragazzi, anche loro hanno qualcosa da nascondere e non erano come dire. Concentrati al 100% sui problemi di Harvey, perché li avete visti? Si, si stuzzicavano tra loro, Achille era molto nervoso, Jay più evasivo del solito e quindi sì, chissà, chissà, chissà. Comunque noi, assolutamente, dai, costa bici, noi assolutamente ci fermiamo qua. Fai così però, caro, prima di andare via. sciogli ovviamente il gruppo. Perché lui gli ha salutato e ha detto, va bene ragazzi, allora io vado perché altrimenti li da sola con i bambini. Sclera, sono anche già le 10. Uh, sono più che in ritardo per la cena. Ci manca solo che la faccia arrabbiare anche per questo. E quindi sì ragazzi, noi direi che ci fermiamo. Madonna, hai fatto la fusion però tesoro. Ecco, così. Fermo qua. Direi sì ragazzi, noi ci fermiamo qui. Fatemi sapere cosa ne pensate. Secondo voi cosa dovrebbe fare Harvey, Ve lo chiedo ancora perché magari ora che ha parlato con Akira e con Jay, non lo so, vi è venuto in mente qualcosa di diverso, magari rispetto a quello che mi avete scritto prima e soprattutto cosa secondo voi nascondono Akira e Jay? Di cosa si tratta? Cos'è cos questo segreto che coinvolge anche Harvey? Non aggiungo altro, ragazzi, non aggiungo altro. Quindi ci fermiamo qua, ragazzi. Se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. Programmazione del canale, playlist, link al canale dei miei amici youtuber. Mi raccomando, ragazzi, andate a iscrivetevi, campanelline attive e sostenete sempre i vostri youtuber preferiti. Con dei commenti, iscrivendovi al canale, ragazzi, attivando le campanelline. È mh, poco nel senso come gesto, però uh, significa veramente tanto per chi. Uh come appunto i vostri youtuber preferiti, per realizzare questi video, magari ragazzi veramente ci mette tanta passione, tanto impegno, quindi eh, è bello comunque leggere i vostri commenti, sapere cosa ne pensate, anche per aiutare comunque eh, la persona comunque che, di cui apprezzate il lavoro, magari anche a migliorare, insomma, no? E quindi sì ragazzi, io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, vi rimando ovviamente come sempre al prossimo, ormai lo sapete bene, sul SunSimers. Enon.